Buongiorno a tutti. Faccio oggi un video un po' leggero, un po' una chiacchierata sulla situazione delle mie letture. Dopo la fine della recherche di Proust, ho perso un po' il ritmo, sia per quanto riguarda i video, come avete visto, sono stata un po' latitante, sia per quanto riguarda le letture, nel senso che ho continuato ovviamente a leggere, ho letto diverse cose interessanti, ma non avevo più quel ritmo di un volume della recherche al mese intervallato da altro che appunto avevo trovato durante la lettura di quel immenso capolavoro della letteratura. In questo video vorrei molto brevemente dirvi quali sono le letture più interessanti che ho fatto in quest'ultimo paio di mesi in cui non vi ho aggiornato, raccontarvi cosa sto leggendo e anche magari cosa vorrei leggere, cioè quei libri, non tutti, 3-4 libri che vorrei inserire tra le letture da fare da qui alla fine dell'anno. Comincerei parlando di quello che sto leggendo, perché uno dei libri più interessanti in cui mi sono imbattuta, tra quelli in cui mi sono imbattuta durante il corso del 2023, sono molto contenta di averlo finalmente affrontato ed è Works di Vitaliano Trevisan. Questo autore italiano, originario della provincia di Vicenza, che in questo volume racconta un po' i vari lavori che ha svolto nel corso della sua vita prima di diventare uno scrittore, diciamo, di professione. Sono abbastanza in fondo, mi mancano queste pagine di qua, e sicuramente questo libro finirà tra i migliori dell'anno. Adesso non so se farò una top 10, una top un po' più ristretta come l'anno scorso, ma in ogni caso Works, se finisce come è iniziato, sarà sicuramente presente. Se vi ricordate, questo era uno di quei libri che avevo messo sulla fiducia possibili 100 classici del futuro, cioè vi dicevo, questo è un libro che all'epoca, quando ho girato il video, dovevo ancora leggere, ma ero comunque sicura che sarebbe stato uno dei capisaldi della letteratura italiana, quindi volevo insomma affrontarlo. Sono veramente contenta. Vitaliano Trevisan ha una scrittura che deve avere un qualche segreto, perché è abbastanza schietta, abbastanza diretta, sincera, onesta, trasparente, non ha particolari fronzoli, ma riesce comunque a tenere il lettore legato al testo, nonostante il testo racconti alla fine delle cose assolutamente quotidiane. Si soffermi anche su dettagli tecnici. Trevisan ha lavorato tanto nel mondo dell'edilizia, in studi di geometri, quindi si perde anche a descrivere proprio minuzie tecniche del lavoro, eppure non è possibile staccarsi. Rende avvincente anche la descrizione della costruzione di solai, grondaie, lavoro nei capannoni. Ovviamente a tutto questo si unisce anche una riflessione sulla storia italiana, in particolare sul mitico nord-est delle piccole imprese, insomma, quindi veramente un libro ricchissimo. Se riesco a essere meno latitante sul canale, quando l'avrò finito, mi sarò fatta un'idea più completa, magari ne riparliamo. Sto poi continuando a leggere, ma questo ormai da mesi, forse non ve ne ho neanche accennato, Il Conte di Montecristo, che io non ho mai letto. In realtà, appunto, me lo sto trascinando, ma un po' leggo il cartaceo, un po' ascolto l'audiolibro, proprio così quando devo magari inframmezzare letture più impegnative, ci butto dentro qualche capitolo, ma senza pretese di finirlo, di leggerlo tutto d'un fiato, di leggerlo entro la fine dell'anno, o così, senza obiettivi, così giusto per andare avanti, tanto è talmente lungo che me lo trascinerò per sempre. Penso di essere poco oltre la metà e è mesi che vado avanti, ma è un feuilleton, quindi secondo me è anche pensato per una fruizione del genere e quindi riesco a godermelo anche con questa modalità di lettura. Quest'anno sto leggendo pochissimi classici, penso di aver letto dell'Ottocento solo Dracula, forse a inizio di quest'anno e nient'altro.
Tra i libri che vorrei leggere da qui alla fine dell'anno c'è un altro classichetto dell'Ottocento, però insomma ogni anno poi a sé, quindi ci sono anni caratterizzati più dai classici, anni più caratterizzati dalla letteratura contemporanea, gli anni degli americani, gli anni dei russi, gli anni degli europei. Per fortuna ci sono sempre tante risorse a cui attingere, quindi non mi preoccupo troppo anche se non sto leggendo classici. Arriverà il loro momento. Passiamo poi ai due libri più interessanti che ho letto in questo paio di mesi, e che sono Origini di Sasha Stanišić e Bella donna di Dasha Berendić. Allora, che dire, sono due libri che un po' si assomigliano, tutti e due hanno delle riflessioni sul tema della memoria, dell'origine, sono legati in qualche modo dal territorio che raccontano, che è quello della ex Jugoslavia, quindi due libri simili. Questo scritto in croato, o serbo-croato nella variante croata. Questo scritto invece in tedesco, da un autore che è originario di Visegrad, quindi originario della Bosnia, ma che vive ormai in Germania, e scrive quindi in tedesco. Origini è un libro originale, appunto, come suggerisce il suo titolo. In realtà il titolo Origini racconta uno dei temi al centro di questo romanzo, che è insomma ispirato alle vicende autobiografiche dell'autore, cioè si riflette su cosa sia l'origine, da dove veniamo, quale sia il nostro paese, e quanto sia difficile vivere in esilio e, dice proprio l'autore, sapere di appartenere a un luogo e contemporaneamente essere costretti a stare altrove. Questo è un po' il tema, il nucleo tematico di Origini, che è un romanzo costruito anche in modo particolare, che si conclude anche un po' con un gioco letterario che ci fa riflettere anche su cosa sia la finzione, su come si raccontino le storie, si costruiscano, sulle divagazioni. Questo è un libro pieno di divagazioni, sono proprio il pane di questo libro. Un libro quindi che ragiona sulla storia personale di Sasha Stanišić, ma nel farlo si interroga anche sui meccanismi della memoria, su come noi diamo significato a determinate cose. L'autore, dicevo, è originario di Visegrad, qui si parla anche di questa città non casuale nella letteratura di area balcanica, perché è esattamente la città in cui è ambientato il Ponte sulla Drina, caposaldo di tutta la letteratura in lingua serbo-croata. Ve lo mostro solo così, mi lego a Visegrad solo per nominarlo. Per dirvi, se non avete letto Il Ponte sulla Drina e vi interessa la storia, la letteratura, la cultura dei Balcani, dei paesi che facevano parte dell'ex Jugoslavia, per capirsi, vi invito assolutamente a recuperarlo. È un libro anche qua sull'identità, sulla mescolanza di culture, sul crogiolo di lingue, religioni, etnie, che andava a comporre questo quadro che, come sappiamo, è andato in pezzi. In realtà questo è un romanzo storico che racconta la città di Visegrad attraverso diversi secoli, parte da raccontare dal Cinquecento, e secondo me è una lettura fondamentale per chiunque voglia affrontare gli autori di quell'area, per capirla meglio, e perché soprattutto Ivo Andrić, premio Nobel per la letteratura, scriveva da Dio. Tornando appunto al secondo libro che vi ho fatto vedere, Bella donna di Dasha Drendić, questo secondo me è ancora più bello di Origini, più raffinato, più letterario, più sottile forse. Racconta la storia di Andreas Ban, anche qua un uomo che si sente in qualche modo esiliato, è anziano, non ha più il suo lavoro, è malato. Viene descritto a un certo punto come una città in rovina, no? Quindi come la testimonianza stessa di un intero che è andato distrutto. Un intero che è andato distrutto, come appunto è andato distrutto il suo paese. Anche per quanto riguarda Origini, lo stile è abbastanza frammentario, qua forse ancora di più.
e questo riflette benissimo la disgregazione sia di un'entità storico-politica come era quella della Jugoslavia, sia la disgregazione di queste persone che si sono trovate a doversi interrogare nuovamente sulla propria identità. In questo Belladonna e Origini hanno dei tratti in comune sicuramente. Anche qui si parla di memoria, di cosa ricordare, di come ricordare, dell'inaffidabilità dei ricordi. Si fanno qui, secondo me, anche tanti discorsi più universali, per esempio sulla provincia, sul mondo accademico, ci sono delle tirate molto interessanti, anche sulle scritture contemporanee. C'è un bel passaggio, secondo me, sulla scrittura dei corpi, in cui il protagonista si chiede se noi siamo i nostri corpi oppure no, e racconta anche come la letteratura contemporanea affronta questo tema. Quindi questo è un libro veramente denso e ecco, raffinato. Qui veramente letteratura, anche questo sono sicura che è un libro che resterà, nonostante non sia così letto. Forse ho visto più Origini in giro rispetto a Belladonna, ma vi invito assolutamente a dargli una chance. Devo dire impegnativo, perché appunto molto profondo, ricco di legami tra temi diversi. Io vorrei continuare a leggere dei Balcani e autori che provengono da quell'area. Ho forse ancora qualcosina in libreria da leggere, mi sa Il Dervisce e la Morte di Selimovic, che ho là da anni, e Sanguisughe di Al-Bahari, ma in realtà tra i libri che io vorrei leggere da qui alla fine dell'anno vorrei farvi vedere un altro Al-Bahari che ho recuperato di recente, che è Ludwig. Questo è proprio un libricino piccolo piccolo. David Al-Bahari, tra l'altro, è scomparso quest'anno. Questo mi dispiace molto. Io adesso sto cercando di accaparrarmi queste edizioni Zandonai, appunto, che è una casa editrice che non è più attiva. E quindi li trovate in realtà tutti a metà prezzo ancora, fino a esaurimento scorte, immagino. Li trovo nei reparti outlet dei vari siti di e-commerce, finché ci sono. Ludwig mi aveva attirato particolarmente perché è una storia di scrittori. Dovrebbero esserci questi due scrittori, uno di successo, uno che è un po' il soccombente della situazione, per dirla con Bernard. I libri sugli scrittori sono sempre affascinanti per chi ama la lettura. Dovrebbe esserci una storia di plagio, insomma, potrebbe essere nelle mie corde. Solito Al-Bahari con muri di testo, quindi mi aspetto che sia denso e impegnativo, come sempre, ma non vedo l'ora di leggerlo. Come vi accennavo poi, un classichetto volevo metterlo, e anche qua siamo su dimensioni ridotte, ed è Bartleby lo scrivano di Melville. Io di Melville ho letto solo Moby Dick, ma questo è uno dei suoi titoli più famosi, che non avevo ancora letto. Un classico americano ogni tanto va bene, perché di americani soprattutto vado molto più sul moderno e contemporaneo, invece secondo me farebbe bene, insomma, per la piena comprensione anche della letteratura contemporanea americana, avere una base un po' più solida. Quindi Bartleby sicuramente. Poi ci sono tanti altri scrittori che vorrei leggere, ma per quest'anno, se arrivo con questo volume, intanto sono contenta. Mi piacerebbe poi leggere, per stare nel Vicentino, nella provincia vicentina, Libera Nossa Malo di Meneghello, scrittore famoso, appunto originario di Malo. Il titolo di questo libro è un gioco di parole tra Libera Nossa Malo, che è una frase del Padre Nostro latina, liberaci dal male, ma Malo è anche il paese di origine dell'autore, quindi è un po' un liberaci da Malo. Dovrebbe essere un romanzo di provincia che racconta il Novecento nella provincia vicentina, storia di paese, riflessioni sulla società, la religione, quindi classica storia della provincia italiana, diciamo.
Io di Meneghello non ho letto niente di questo libro, sento parlare da anni e anni e anni. Io ricordo ancora quando ero forse al liceo che andavo in libreria, vedevo esattamente questa edizione che poi ho recuperato usata e per qualche motivo la lasciavo sempre là, adesso ce l'ho e mi incuriosisce parecchio. Diciamo che con Works di Trevisan sono entrata nel loop della provincia veneta e quindi Meneghello potrebbe essere la prossima tappa. Infine, io l'anno scorso avevo assaggiato qualcosa di Wallace e mi era piaciuto, quindi avevo deciso di recuperare la scopa del sistema. In realtà punto sempre al mattone, quindi in modo, diciamo, senza ragionare avrei voluto andare su Infinite Jest. Però, allora, intanto non sono concentratissima in questo periodo e magari un mattone del genere era un po' eccessivo come obiettivo da qua a fine anno. E in più, sotto a quel video in cui mi pare parlavo, era forse il book tag dei mattoni, adesso non mi ricordo, in cui nominavo Infinite Jest dicendo che mi sarebbe piaciuto leggerlo, mi avete detto in due o tre di iniziare dalla scopa del sistema, poi pian piano arrivare a quel mattonazzo, quindi mi sono fidata, insomma. La scopa del sistema è il primo romanzo di Wallace. Ho dato un occhio alla trama, ma è una cosa assolutamente pazza, quindi sono contenta. E niente, quindi è un libro appunto americano, un po' più contemporaneo, per quanto ormai Wallace non ci sia più da qualche anno, però ecco, in questa lista di libri da infilare da qui al 31 dicembre volevo mettere assolutamente anche un americano un po' più contemporaneo. Devo dire, ero incerta, se, ma poi le TBR si fanno, si disfano, quindi non c'è pericolo di seguirle. Questo appunto è quello che vorrei leggere ad oggi, ma niente è detto perché dicevo, mi sarebbe piaciuto anche metterci dentro un altro Franzen, o Libertà in libreria, o la Libra di De Lillo che anche mi attira molto, quindi chissà. Io in questo momento tra questi ho scelto di farvi vedere Wallace, ma ovviamente spero di leggere più di quattro libri, insomma, da qui a fine anno, anzi, mi auguro. Quindi sicuramente ci sarà spazio, insomma, per rivedere, rimpolpare e aggiungere autori a questa lista, che è una lista parziale e che indica semplicemente quattro tendenze, quattro fili che vorrei continuare a seguire, quindi classici americani, contemporanei americani, andare avanti sulla provincia veneta con Meneghello e sulla letteratura balcanica con Al-Bahari, ma appunto ci sarà spazio anche per altro, quindi direi che ci aggiorniamo se riesco a essere appunto meno latitante sul canale. E con questo è tutto, io vi saluto e spero di rivedervi. Ciao!